È bosniaca, è nata nel 1974, ha girato 5 lungometraggi e ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2006. Si chiama Jasmina Sbanic. Benvenuti ad un nuovo episodio di 5 minuti per un regista. Oggi vi parleremo di Jasmila Sbanic. Jasmila Sbanic nasce a Sarajevo da genitori bosgnacchi, ovvero bosniaci di religione musulmana. Riceve tuttavia un'educazione laica e si laurea presso l'Accademia di Arti Sceniche di Sarajevo. Dopo gli studi, vive diversi anni negli Stati Uniti, dove lavora come burattinaia presso il Bread and Puppet Theater e come clown in un seminario di Lide Long. Dopo il ritorno in Bosnia, fonda il collettivo artistico De Blokada, attraverso il quale realizza diverse opere audiovisive, documentari e cortometraggi. Nel 2005 partecipa al film collettivo Lost and Found, un progetto che coinvolge sei registi dell'Europa centrale ed orientale, autori di altrettanti episodi. Tra gli artisti che partecipano al progetto, oltre alla Sbanic, anche Christian Mungiu, per il quale vi rimandiamo all'episodio 14 del nostro format. L'episodio diretto dalla Sbanic si intitola Birthday e parla di due ragazzine che sono nate nello stesso giorno nella cittadina bosniaca di Mostar. Il giorno in cui nacquero le due ragazzine, il 9 novembre del 1993, nel corso della guerra di Bosnia, venne distrutto il ponte Stari Most. Quel ponte aveva un valore simbolico perché congiungeva due zone della città in cui vivevano due diverse etnie. Le due ragazzine non si conoscono perché sono nate e cresciute nei due punti opposti della città. La regista accompagna la vita delle due ragazzine fino al 23 luglio 2004, giorno in cui viene inaugurato il nuovo ponte ricostruito. Nel 2006 esce Il segreto di Esma, il primo lungometraggio diretto dalla Sbanic, film con il quale la regista ottiene l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. Il titolo originale del film è Grbavica, uno dei quartieri di Sarajevo più colpiti e rimasti segnati dalla guerra di Bosnia del 1992-1995. A Grbavica vivono le due protagoniste del film, Esma e sua figlia Sara. Qual è il segreto di Esma di cui parla il titolo italiano? Lo scopriremo solo alla fine del film. Si tratta di un segreto che ha a che fare con le ferite che la guerra lascia aperte anche a distanza di molti anni. Nel 2008 la regista partecipa di nuovo a un film collettivo, questa volta patrocinato dall'ONU per celebrare i 60 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il film si intitola Stories on Human Rights e vede coinvolti tra gli altri maestri come Jia Sankè, Apichatpong Verasethakul e Idris Ódreago. L'episodio diretto dalla Sbanic si intitola Participation ed è liberamente fruibile su YouTube. Per vederlo trovate il link in descrizione. Nel 2010 esce Il Sentiero. Luna e Amir sono una coppia di bosgnacchi di Sarajevo, in crisi perché non riescono ad avere un figlio. La loro vita cambia quando Amir incontra casualmente un ex commilitone della guerra di Bosnia, convertitosi all'Islam integralista. Anche Amir finisce per avvicinarsi all'Islam radicale e causare così l'allontanamento di Luna, che invece intende rimanere laica. Nel 2013 esce il terzo lungometraggio della regista. Il film purtroppo non è distribuito in Italia. Il titolo inglese, abbastanza fedele all'originale bosniaco, è For Those Who Can Tell No Tales, cioè per quelli che non possono dire menzogne. Quelli che non possono mentire sono i morti. La protagonista del film è una turista australiana in visita alla cittadina bosniaca di Visegrad. Quando dopo la vacanza la ragazza torna in patria, scopre che l'albergo nel quale aveva pernottato era stato luogo di stupro etnico, perpetrato dai militari serbi contro le donne bosgnacche durante la guerra. Decide dunque di tornare a Visegrad per saperne di più. Se nel suo primo viaggio estivo la ragazza aveva conosciuto una Visegrad frivola e bozzettistica, un paesaggio da cartolina, accogliente, a tinte calde, quando torna in inverno si imbatte in una Visegrad fredda, cupa e respingente. I cittadini sono ostili e sospettosi. La storia politica ha insomma fatto cadere l'oblio su un passato scomodo e nessuno vuole parlare del genocidio. Nessuno tranne la turista australiana, alter ego della Sbanic, nell'impegno a ricordare chi non può più raccontare ciò che ha subito. Nel 2014 esce Love Island, un film molto diverso dai precedenti, sia tematicamente sia stilisticamente. È la storia di una coppia in vacanza in un villaggio turistico di un'isola croata. Sia l'uomo che la donna finiscono per innamorarsi della stessa ragazza. Le inquadrature sono frenetiche, con movimenti bruschi ed una serie di zoom in e zoom out, quasi a ricordare l'amatorialità di un filmino girato durante le vacanze estive. L'ultimo film della Sbanic è Quo Vadis, Aida, del 2019.
2020. La protagonista del film è Aida, una traduttrice della base dell'ONU di Srebrenica durante il conflitto bosniaco del 1995. Il personaggio di Aida si ispira alle vicende del traduttore Hasan Nuanović, che perse l'intera famiglia nel massacro di Srebrenica. Le truppe dell'ONU infatti consegnarono i suoi familiari alle truppe dell'esercito serbo-bosniaco di Ratko Mladic presso la base di Potčari dopo la caduta di Srebrenica. Da una parte la pulizia etnica perpetrata da Ratko Mladic su ordine di Radovan Karadžić, presidente dell'allora Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, e dall'altra l'inerzia dell'esercito dell'ONU causarono il genocidio di oltre 8.000 bosniaci musulmani. Proprio di poche settimane fa, la conferma in appello presso il tribunale dell'Aia dell'ergastolo a Ratko Mladic per crimini di guerra. Il cinema di Jasmila Zbanić è caratterizzato dallo stile sobrio e dall'impegno storiografico volto a far luce sulla recente storia travagliata della Bosnia. Le donne sono sempre protagoniste, spesso vittime di violenze etniche e di genere. Sono però donne forti, artefici del loro destino. Hanno grande dignità e tenacia. Sono forse loro la speranza per un futuro di pace e riconciliazione nei tormentati Balcani. Per avvicinarvi al cinema di Jasmila Zbanić vi consigliamo tre film imperdibili: Il segreto di Esma, For Those Who Can Tell No Tales, Quo Vadis Aida. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Continuate a seguirci sui nostri social. Se avete domande o curiosità, lasciatele nei commenti. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo episodio di 5 minuti per un regista. Ciao!